Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente ormai tutti i giorni, anche per Empire & Puzzle, dalle ore 17 in poi. Quindi ragazzi, venite a seguirci, che più siamo, meglio è, meglio è. Oggi parliamo del nuovo costume di Emidal inserito nella chiamata Valhalla. Emidal senza costume è sempre un 5 stelle, sempre uguale, non cambia niente. L'unica cosa che cambia, ragazzi, sono le statistiche. Perché cambia le statistiche? Perché, come sapete, il bonus costume dell'eroe dà un aumento di attacco, difesa, salute e regenerazione mana. Come dovreste ormai già sapere. Emidal 5 stelle verde, classe paladino, sempre il solito regno che è questo, regno di Asgard. Tutti gli alleati ricevono 10, 15, 20% di mana quando un eroe Asgard muore. La versione senza costume ha 687 di attacco, 886 di difesa, 1558. Vi ricordo che questa è sì la versione senza costume, ma è la versione col bonus costume, ossia le statistiche sono aumentate perché ha il costume al massimo, questa versione qua. La versione invece col costume ha 682 di attacco, praticamente cambia la classe come al solito, se, diventa stregone, ha 682 di attacco, 901 di difesa, 1540 di salute. Che cosa fanno? La versione base è rimasta la stessa, è un lento che aumenta di 500 la salute di tutti gli alleati e la salute aumentata può superare gli HP massimi. Ogni alleato ucciso ha il 20% di probabilità di rinascere col 30% di HP e tutti gli alleati ricevono più 30% di attacco per 4 turni. Mentre invece la versione col costume cosa cambia? Diventa, è sempre un lento, però come prima cosa ogni alleato ucciso ha il 50% di probabilità di rinascere col 20% di HP. Tutti gli alleati ricevono più 50% di attacco e tutti gli alleati ottengono 672 punti di salute in più nel corso di 4 turni. E la salute aumentata può superare gli HP massimi. Andiamo a vedere con calma. Come sapete, l'eroe senza costume ha poco attacco, anche in questa versione. Ha poco attacco, ottima difesa, ottima salute. È un lento che come prima cosa sostanzialmente, come cosa fondamentale di questo eroe, è un curatore. È un curatore. E cura anche oltre gli HP massimi. Oltre a essere un curatore, è anche un resuscitatore. Ossia ha una probabilità di far resuscitare tutti gli alleati morti. In questo caso è solo il 20%, detto tra virgolette solo perché ormai ci sono altri resuscitatori che hanno una percentuale molto più alta, però è interessante anche il fatto che siano 30% gli HP con cui risorgono gli eroi. Ed inoltre, per non farci mancare nulla, aumenta l'attacco del più 30% a tutti gli alleati. Mentre invece la versione col costume, cosa è cambiato, ragazzi? È cambiato che come prima cosa, la prima cosa che fa lui è quella di resuscitare. E resuscita del 50%. È un botto, ragazzi. Una volta su due resuscita qualcuno. Ah sì, hanno sì meno HP, 20% contro il 30% che c'aveva la versione senza costume, al 20% di HP risorgono, però ragazzi una volta su due risorgono sempre. Aumenta l'attacco sempre a tutti però del 50%, che è un botto. Un botto. Però ragazzi c'è un piccolo particolare, per me nella versione col costume è assolutamente non più un curatore. Perché? Perché ragazzi cura sì, ma cura di 168 HP, 168 HP per turno, in 4 turni, cioè per 4 turni 168 HP. Ok che gli HP vanno anche oltre gli HP massimi, quindi è sempre un vantaggio avere questo. Un altro vantaggio è il fatto che li fa risorgere, sì con solo 20% HP, però poi li cura, perché prima risorgono e poi li cura, mentre invece l'altra versione prima cura e poi li fa risorgere, che è molto diverso. Molto diverso. Però ripeto che per me non è più il curatore che era con la versione senza costume. Andiamo a fare un confronto, va, fare due chiacchiere con Emidal.
La versione col costume, ragazzi, si avvicina tantissimo, come ha detto anche Pimpi, al 55% di possibilità di risorgere di Mamma Natale. Quindi è diventato a tutti gli effetti un eroe che può competere ora come ora con Mamma Natale, col costume. È anche vero che Emidal non solo fa quello, ma aumenta l'attacco del più 50% a tutti gli alleati. Ragazzi, è una cosa mostruosa. Mostruosa. Perde la cura, vi ripeto ancora una volta, però è tantissima roba. La versione senza costume, sostanzialmente, per me ora come ora è peggiorata tantissimissimo. O meglio, io alzerei Emidal soprattutto per sfruttare il suo resuscitare. Anche perché i curatori verdi ce ne stanno quanti ne volete, onestamente, per il fatto di resuscitare. E il resuscitare di Emidal è solo, ripeto, tra virgolette, il 20%, che è pochissimo. Però cura un botto. Mentre invece la versione col costume è l'esatto opposto. È più un resuscitatore, quindi è sfruttabile molto per quel fatto lì, per quel vantaggio lì, per quella abilità lì, ecco. Una volta su due è un mostruoso. Aumenta l'attacco, quindi è un eroe di supporto a tutti gli effetti è diventato. E per me la versione col costume, ripeto, è un pelo migliore, un bel po' migliore per quanto riguarda entrambe le versioni, per quanto riguarda soprattutto il risuscitamento. Per me Emidal, per esempio, con la versione senza costume potrebbe essere più un eroe d'attacco che di difesa. Perché in attacco? Perché in attacco un curatore comunque gira e rigira, uno ne ha bisogno, e in più dà quella possibilità di risuscitare che è molto, un vantaggio in più sostanzialmente, quindi è una cosa molto vantaggiosa avere anche un risuscitatore. Sì, 20%, però è tanta roba. Mentre invece Emidal col costume, secondo me, è stato fatto soprattutto per la difesa e soprattutto per le guerre molto rapide, dove ormai stava prendendo il predominio Mamma Natale, perché col 55%, ragazzi, una volta, più di una volta su due resuscitava qualcuno, quindi tanta tanta roba. Ora se la lotta apertamente con Mamma Natale, e probabilmente in molti casi verrà preferito la versione di Emidal col costume rispetto anche alla versione di Mamma Natale col costume. Vedremo, 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 vedremo. Perché il suo 50%, il suo i suoi, o meglio, i suoi due 50%, uno per resuscitare, uno con potenziamento d'attacco, messi in una difesa molto rapida, ragazzi, è tantissima roba. Tantissima roba. In attacco influisce di meno. Perché influisce di meno? Ok che vi risuscita comunque il 50% e comunque vi aumenta l'attacco, però l'aumento d'attacco è del più 20% rispetto alla versione senza costume. Però la versione senza costume vi cura, quindi lo potete portare tra virgolette come curatore, mentre in questo caso se portate solo Emidal, non è, col costume vi serve comunque un altro curatore, a mio avviso, per riuscire a resistere nei momenti di crisi. Momenti di crisi. In entrambi i casi vi dico sempre che per me Emidal è un eroe da alzare, soprattutto se non avete altri resuscitatori. Però in gioco vi ricordo che attualmente ci sono parecchi resuscitatori, parecchi, e sono un po' di altri resuscitatori, la maggior parte sono quasi tutti quanti verdi, e quindi il confronto c'è, e ce ne sono attualmente due che sono secondo me al suo tranquillissimo livello, ossia Mamma Natale, soprattutto la versione col costume anche in questo caso, e Alberic. Alberic è un po' inferiore nonostante il costume, secondo me, però Alberic c'ha una cosa che gli altri non hanno, ossia l'aumento vistoso di rigenerazione mana. E quello per me è un vantaggio ancor più di un aumento d'attacco, ancor più di una grande probabilità di rinascere più alta con Emidal e Mamma Natale. Questo ovviamente è un mio pensiero, ma tutti e tre i resuscitatori secondo me sono da alzare.
ovviamente vi dico che Emidal, anche col costume, sia la versione col costume sia senza costume, è da alzare con riserva. Perché? Perché magari già avete alzato Mamma Natale, magari già avete alzato Alberic. Alzare anche un Emidal, il vantaggio non è così grosso come potrebbe essere, secondo me. Quindi per me Emidal è un eroe da alzare, sì, ma con riserva. Dovete fare attenzione a chi avete. Se non avete altri risuscitatori, ragazzi, è da alzare, questo senza dubbio. Perché un risuscitatore vi serve praticamente sempre. Anche perché ne sono pochi in gioco, quindi quelli sono, quelli andiamo ad analizzare. Passiamo agli altri due nuovi eroi inseriti oggi. Parliamo di due eroi nuovi inseriti nella chiamata delle dune. La chiamata delle dune sarebbe la quinta stagione, ragazzi, ogni 28 giorni esce questa chiamata, avete tre eroi in evidenza, uno di questi eroi minimo è nuovo. In questo caso, come negli ultimi due casi, se non erro, sono stati inseriti due nuovi eroi, però uno solo messo in evidenza. Partiamo proprio da Cleopatra. Cleopatra è un 5 stelle giallo, classe chierico, famiglia sole, e la sua passiva ha il 60% di probabilità di aumentare del 10% la salute di tutti gli alleati. La salute può aumentare anche gli HP massimi, può superare anche gli HP massimi, e rimuove l'ultimo disturbo annullabile di tutti gli alleati. Come sapete, le passive sono sempre le stesse, la famiglia sono sempre le stesse. Ha 743 di attacco, 826 di difesa, 1602 di salute. È un medio che fa recuperare il 65% di salute a tutti gli alleati. Tutti gli alleati sono immuni dai nuovi disturbi per 3 turni e recuperano 205 di salute per ogni nuovo disturbo che i nemici tentano di applicare. Siamo di fronte all'ennesimo curatore giallo inserito in un anno e mezzo, non lo so. Non c'erano curatori, ora ce ne stanno fin troppi. Ha un buon attacco, un'ottima difesa e una straottima salute. Ragazzi, parliamo di 1600 di salute. È un medio che cura la bellezza di 65%, un botto. Un'immensità, non lo so più come dirlo. E la cosa figa è che immunizza contro i nuovi disturbi. E se qualcuno cerca di lanciarvi un disturbo, qualunque esso sia, non solo vi protegge, quindi non lo fa attivare il disturbo, ma vi cura di 205 di salute. Onestamente vi dico, c'è poco da dire. Cioè, che vogliamo dire su Cleopatra? Che non ha manco senso di parlarne. Ragazzi, l'unica pecca, se uno la vuole andare a trovare, perché ormai cerchiamo di trovare le pecche in qualunque tipologia di eroe, è che la salute non va oltre gli HP massimi. Ma onestamente andiamo a obiettare una cosa del genere? Un medio che vi cura del 65% e vi rende immuni ai nuovi disturbi, ma di cosa parliamo? È allucinante. Ed in più. Ragazzi, la passiva non la dimenticate mai. Perché la passiva, soprattutto di questi eroi qui, sono allucinanti. 60% di probabilità, quindi più della metà delle volte parte, e vi aumenta del 10% la salute di tutti gli alleati. Quindi se il problema era non aumentare oltre gli HP massimi, con la sua passiva vi dà il 10% di salute che può andare anche oltre gli HP massimi, oltre il suo 65% che fa. Ed in più rimuove l'ultimo disturbo annullabile di tutti gli alleati, tra l'altro, perché vi ricordo che la sua speciale non rimuove i disturbi già attivi sull'eroe, però vi immunizza con i prossimi disturbi che possono arrivare. La sua passiva rimuove anche l'ultimo disturbo, certo annullabile, però ve lo rimuove, solo l'ultimo. Certo. È sempre il solito discorso arrivare a questo punto, perché per me, se avete
altri gialli, ormai ce ne sono tantissimi, curatori già alzati, lei perde un po' di appetibilità, perché ragazzi, cioè, lei è super mega galattica, per carità. Però se avete altri eroi gialli già alzati, vi conviene. Vi conviene alzarla, perché secondo me lei è comunque un aggiornamento, tra virgolette, ovviamente, che voi andate a fare alla vostra squadra se avete già un altro curatore, qualunque esso sia. Certo, ci sono alcuni curatori tipo la prof che cura oltre gli HP massimi, là potrebbe essere un vantaggio, ma onestamente ragazzi, questa è media. E se state morendo, 65% vuol dire che vi ricarica quasi tutta la barra di vita. Poi, tra emblemi, spezza limite e quant'altro, ragazzi, cioè, diventa una cosa mostruosa, perché già le statistiche che ha di base sono allucinanti. È difficile buttarla giù tanto facilmente. Poi se parte pure tutti i disturbi non hanno effetto, ragazzi, cioè. E in più se volete lanciare gli disturbi perché magari avete eroi che attaccano e lanciano disturbi, come per esempio gli abbattitori di difesa, non solo l'abbattitore di difesa non funziona, ma addirittura li fate curare. Per chi cerca un curatore, ancora non ha un curatore 5 stelle giallo, ragazzi, Cleopatra è da alzare. Da alzare per me. Però ovviamente se avete già altri gialli curatori, ripeto, non può essere anche messa da parte e fatta magari successivamente quando proprio vi può dare un vantaggio. Un'altra cosa che tengo a sottolineare è che quest'eroe mi fa strano il fatto che gli abbiano messo così tanta salute, che cura così tanta salute, ma che non vadano oltre gli HP massimi. Certo, parlavamo di un medio, quindi sarebbe stato troppo un vantaggio, però non vorrei che stessero tentando di modificare qualcosa per il futuro. Quindi la cosa mi puzza un po'. Magari stanno cercando di, che ne so, chi cura oltre gli HP massimi, oppure chi cura normalmente fa qualcosa di particolare. Sto pensando, sono solo speculazioni le mie, però a me mi fa strano questo fatto qui. 65% di salute, ragazzi, è allucinante. Allucinante. Perché finora si parlava del 45. No. Non ci sarà un nerf. Per me cambieranno qualcosa nel gioco. Non so cosa. Un po' come quando hanno iniziato a mettere i servitori, quando hanno iniziato a mettere i demoni. Hanno cambiato un qualcosa. E questa cosa qui del 65% mi puzza un po'. Perché metti meno cura, per esempio, però falla oltre gli HP massimi. Perché non sfruttare gli HP massimi? Che ormai tutti i curatori vanno oltre gli HP massimi. È quello che a me mi disturba un po', a proposito di disturbi. Considerate anche Cleopatra fondamentale, potrebbe essere contro mamma Alfrica. Considerate questo piccolo particolare, piccolissimo particolare. Comunque, per me, ripeto, Cleopatra è un eroe da alzare. Se avete già altri eroi gialli, curatori 5 stelle, allora magari potete... Vabbè, lo facciamo dopo. Perché secondo me cambierà qualcosa. Ho questa sensazione. Altro eroe che hanno inserito in questa chiamata, che dovrebbe essere una lei, penso, però non ne sono tanto sicuro. Teti Sherry, 5 stelle rosso, classe paladino, famiglia luna, passiva, il 50% di probabilità di infliggere il 70% di danni a tutti i nemici, rimuove l'ultima magia benefica annullabile da tutti i nemici.
805 di attacco, 782 di difesa, 1524 di salute. È un rapido che infligge 500% di danni al bersaglio e danni minori ai nemici vicini. Il bersaglio riceve meno 54% di difesa per 3 turni. Se il bersaglio viene sconfitto nei prossimi 3 turni, tutti gli alleati dell'evocatore ottengono il più 20% di mana. Che vogliamo dire? Ha ottimo attacco, buona difesa, ottima salute. È un rapido che colpisce potenzialmente 3 avversari. Questi 3 avversari, il primo, o meglio il bersaglio, subisce 500% di danni, gli altri la metà, e la metà sono 250%. Ragazzi, è un rapido che devasta i 3 che colpisce, senza ombra di dubbio. In più, per non farci mancare niente, perché così già non bastava assolutamente, il bersaglio riceve meno 54% di difesa. Normale, ma meno 54%, un botto. Se il bersaglio, quello puntato che avete mirato, viene sconfitto nei 3 turni successivi, tutti gli alleati ricevono più 20% di mana. La percentuale è altissima, 500%, quindi colpisce uno, colpisce come un cecchino, ovviamente, anzi, molto più di un cecchino normale, sostanzialmente. Ma il bello è che attacca anche i due vicini, ok, gli fa danni minori, perché così passa in secondo piano. Ma ragazzi, danni minori vuol dire la metà dei danni che fanno al bersaglio, ma la metà dei danni vuol dire 250%. Cioè 250% oltre i 500 che fa il bersaglio. Cioè già solo così sarebbe stato un eroe interessantissimo. Ma ovviamente non lo da abbondare. Gli metto un abbattimento di difesa, che questo abbattimento di difesa potrebbe far sorgere qualche dubbio. Cioè, nel senso che mi abbatti la difesa di uno che colpisco al 500% partendo da 805 di attacco. Rimane poco e niente. Mi abbatti del meno 54%, praticamente è già un moribondo. Gli abbassi anche la difesa, è praticamente morto. Cioè, serve a poco, tra virgolette. Però ci stanno due funzionalità in questo. La prima funzionalità è che se affrontiamo il titano, questa cosa si toglie, cioè nel senso che il titano non muore, cioè non lo lasciamo poi con l'attacco, quindi è un abbattito di difesa normale che è equivalente all'abbattito di difesa elementale, praticamente meno 54%. Quindi questo qui, se giocate come gioco io, può essere un sostituto di un abbattitore elementale contro il titano, tranquillamente, per dire. Poi immaginatelo al fianco di un abbattitore elementale, cioè di cosa parliamo. Però c'è da dire un altro fatto, un altro piccolo particolare, ossia che se il bersaglio, che sarebbe quello che ha subito i 500% di danno, che subisce il meno 54% di difesa, quindi è praticamente già morto, se muore nei 3 turni successivi, dà ai suoi alleati il 20% di mana, un quinto del mana a tutti i suoi alleati. Cioè, è una roba assurda, ragazzi. Un rapido che devasta i 3 che colpisce, abbatte la difesa del meno 54%, che quello che ha l'abbattimento di difesa probabilmente è morto già, un morto che cammina, e se muore, cosa molto molto probabile, nei 3 turni successivi, gli alleati ottengono un quinto della loro mana. Cioè, volete qualche altra cosa? Volete qualche altra cosa? Perché c'è anche qualche altra cosa, ragazzi, perché la passiva. Cioè, la passiva, lui quando parte, una volta su due, non solo infligge questi danni qua, ma infligge anche il 70% di danni a tutti i nemici. E gli rimuove l'ultima magia benefica che hanno attiva, ovviamente annullabile.
Punto. È un eroe da alzare senza nemmeno pensarci. Senza nemmeno pensarci. Anche se non me la porta la pizza, la volante, va bene anche così. Cioè, ragazzi, non... stiamo parlando di un eroe allucinante. 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 Giusto per... perché comunque un eroe del genere... un eroe del genere possiamo anche ragionare sugli emblemi. Ragazzi, lui è un classe paladino. Classe paladino, che cosa fa? Si aumenta la difesa del 25%. Quindi non solo è rapido, non solo fa male, non solo le statistiche sono già abbastanza alte di suo, ma si aumenta anche la difesa del 25% una volta emblemato. C'ha la probabilità, ok, però questo lo fa resistere ancora di più. Ancora di più. Nient'altro da dire, ragazzi. Nient'altro da aggiungere. Stanno uscendo per me eroi come sempre, ormai lo sto ripetendo da una vita, troppo troppo elevati rispetto alla media nazionale, nazional popolare, vai, possiamo dire. Soprattutto questi della quinta stagione, ragazzi, in questa chiamata qui fa veramente impressione. No, io non credo che uscirà la sesta stagione l'anno volante. A parte il fatto che stanno dilungando molto la quinta stagione, perché ci sono ancora tanti eroi da far uscire, e secondo me non faranno uscire tanto facilmente la sesta stagione. Perché? Perché? Perché secondo me i draghi hanno un senso in quella direzione. Faranno qualcosa nelle varie stagioni, o addirittura è un qualcosa a parte che aggiungeranno al gioco, e quindi non possono, secondo me, inserire altra roba. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché anche per Impara in Puzzle siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 in poi, una piccola parte che abbiamo chiamato laboratorio empirico. Proprio su Impara in Puzzle giochiamo praticamente. Poi resteranno come sempre le due dirette un po' più approfondite, che sono quelle del giovedì dalle 19 alle 21, come oggi, e quelle della domenica mattina dalle 11 alle 13, in cui parliamo più che altro del torneo Raid. Quindi, ragazzi, non avete più scusanti, quanto volete, passate, che siamo sempre qui. Per voi in chat vi ringrazio della compagnia e vi do appuntamento come sempre a domani, ore 17, prima parte Empire in Puzzle, seconda parte serata horror. Serata horror? Sì, serata horror. Buona serata a tutti, ragazzi, a domani.